Cazzo, amici di YouTube, amici di Instagram, amici di Facebook, chisti che siamo in casa, amici di TikTok, amici in generale, certo, amici dei morti di fame, dei muerti di fame, certo, che saremmo noi, io sono uno. Se sentite fracasso è il conte, certo, perché oggi non solo ho comprato. Non solo ha raccattato le cose per mia cugina, ha raccattato anche qualcosa per lui, certo. Buonasera Cipullo, buonasera. Io sono stanco molto, da stamattina dei 7. Casogno per i peri, certo. Per i peri, si dice a Catania, quando uno deve dire che si è in giro, a Catania si è per i peri, certo. Lesson extra, impara siciliano con mia, certo. Buonasera a tutti, vi amo, sono innamorato, anche voi siete innamorati di me, lo so, me l'avete detto tante volte, io lo so, anche se non me lo dite. Buonasera, vi ricordo, non so se è come l'altra volta per la festa della liberazione, che Facebook ha liberato le stelle gratis a tutte. Ma io vi ricordo che tanti di voi hanno le stelle free, gratis, quindi inviate queste stelle, grazie per gli scuderi, inviate le stelline che tra poco inizia anche il party, non potete farlo, vabbè comunque, certo, non facete fallire. Buonasera zia, buonasera a tutti, amici di Fulvio, ancora, che non mi chiamo Fulvio io, certo. Mi chiamo Nunzio in the World, International in the World. Certo, com'è finita con il tuo vestito? Ma perché secondo voi me lo compravo dai cinesi? Ora nulla da togliere ai cinesi, ma buccattavano i cinesi secondo voi? Sta incartando i piatti per gli sposi, infatti. Sentite il rumore di piatti, e io che sta incartando i piatti per mia cugina. E non solo i piatti, perché voi non avete visto gli altri video. Grazie Vittoria Motta, grazie Concetta la Neve. E grazie a Concetta la Neve è partito il party. Avete 5 minuti da adesso, e poi dopo parliamo e discutiamo. 5 minuti da adesso per completare il party. Molti di voi hanno le stelle gratis, siamo oltre 200, quindi mannati sti stigli. Grazie la Feddi. Grazie Graziella Danzafame. Grazie Sonia Pacini, mi sa che è come l'altra volta. Io leggo tanta gente nuova. Quindi sicuramente Facebook è magnanimo, proprio scelto, proprio ciccioglio sti stigli, così non sento più annunzio, scelto. Quindi mandate queste stelle, ce l'avete free. Grazie Antonella Scolaro, bella, ma per chi non vi hai visto mai? Grazie Vera Sciacca, grazie, già saremo al 50% del party. Ma io non so più come dirvi che sogno innamorato, sogno troppo innamorato. E tra poco per gli amici catanesi e non solo, siciliani, ci sarà una sorpresa per voi. Buonasera. Grazie Simona, così come l'acqua. Buonasera Cazzo. Quanto tempo è rimasto per la chiusura del party? Grazie Cotro Renzo. Buonasera. Dai, chiudiamolo. Quanto ci vuole ancora per la chiusura? È iniziato. Certo. Ditemi, non c'è la Borriello che mi... Grazie Maria Rosaria Capasso per le stelline, grazie Laura Magri, grazie Simona Quadrana per le stelline, guarda ce la stiamo facendo, ci vogliono, quanto c'è ancora? 3 minuti, grazie Elsa Tomasello, ciao Tomasellic! Grazie Elsa Tomasellic, ciao! Grazie Amalia Ring, grazie Deborah Falcetta, grazie Nino Cutraro! Mio cugino! Certo, che è il figlio della Zuccia! Mio cugino! Dai, guardate, ce ne mancano poco, grazie! Solidea Panarei! Stefania Marchese, Panarei, bellissimo, hai un bellissimo cognome, complimenti! Via! Stefania Marchese, bello. Grazie, buonasera, Ernesta Valenti, dai, che lo stiamo chiudendo, grazie. Grazie zia, grazie. Ma che non ci chiude sto party? Sì, si sta per chiudere, dai, che ce la stiamo facendo. Facendo non si dice, grazie Lucia Vitabile. Buonasera Lucia Lucifora, dai, quanto ci vuole per la chiusura del party? 100 stelle, ragazzi. Mancheranno 100 stelle, penso. Grazie Meli Mazzei. Buonasera Lipissia.
Quelli pissia. Rosi. Forza, pissia. Bellissimi, buonasera, un saluto da Palermo, grazie Enza Tomasello, grazie Emiliano e Maria Ursino. Ma forse non si è chiuso e noi non lo stiamo vedendo, perché è impossibile. Cioè... Ma ragazzi, si è chiuso o no il party? Buonasera, buonasera a tutti. Siamo 224 in questo mercoledì, grazie Nino. Utraro, grazie Benedetta Arduini. Vabbè, si sarà chiuso. Ma va bene, ma non lo sappiamo, pertanto se prima io non vedo qua un'esplosione, non si vede il party. Ah, ma un ufficio una stasera, niente, a me non fa vedere il party, niente, stasera non l'hanno fatto. Unzi, Armando, il party non è partito. Ah, vabbè, abbiamo parlato. Grazie Martella Forgia, grazie Barbara Palmeri, continuate a mandare le stelline, grazie Rosangela Tati Tati, grazie Nicole Mariella Grasso. A Nicola, no Nicole. Grazie, grazie Stefania Giustolisi De Masi. Conte, Pumaginone, brava Antonio De Domenico, bravo, grazie Doni Maucieri. Doni da Donatello, da Domenico, da Doni. Ciao, grazie a Grassi. Amore, ci sono tutti i No, grazie a Grassi, sì, la saluto sempre, anche quando non c'è la live. Io mi alzo la mattina e dico ciao, grazie a Grassi, e tu non mi segui. Ciao, Giusy Strano, grazie Graziella Perrone per le stelline. Grazie Nino Cutraro per le stelline. Ma non si è visto. Vabbè, stasera senza parte. Ma vedete com'è strano, è strano. Facebook è di che è bello innamorarsi a Milano. Mi amo, soprattutto annunzio. Magari io ti amo. Ah, certo. Ma tu ora non guardo su video, però. Magari io sono innamorato di te. Certo. Francesca CTRF Netsuska Q3. Maronna mia, ma semplicissimo. È il tuo codice fiscale. È il tuo codice fiscale CTRF NCSCA. Grazie Giulia Rapisarda, continuate a mandare le stelline. No ragazzi, non sarà neanche partito stasera. Grazie Claudia Laudani per le stelline. Donatella, allora il primo che ho detto, sei come la rettore. Datemi, non mi chiamo Donatella, che bella, aiuto le bene, farà meno male di un trapianto del rene. Chi non capisce Facebook? Non grazie Daniela Gitto, ma non abbiamo capito noi, qua ci mandano... Conte, regala un bellissimo vestito a te, annunzio. Ma mi buttavo nei cinici. Giussi. Ci vuole nei cinici. Giussi. Non vedete nulla, voi inviate le stelline, noi vediamo se vi mandate. Fulvio, brava, grazie Clara Palmieri per le stelline. Allora, in questa live non c'è nessun Fulvio. Basta. Vi saluta la cassiera dell'MD. Grazie Stefania. Ciao cassiera dell'MD. Ciao Giulia Rapisarda. Grazie Giulia Rapisarda. Grazie Claudio Randazzo. L'abito deve essere filmato. Sì, ce lo filmo io. Ce lo filmo io. Filmato, chiuscetta. A parte non ci fate morire, siete troppo fatti. Grazie. Non avete visto nulla. Io ci nulla. Glielo filmo un giapponese. Yoku poco, ma quando yoku toco. Se lo vuoi inglese, quando stai in Europa ti mando filo di ferro dopo chi più che chiacchi. Buonasera, non ci Armando, per cortesia potete dirci come stanno le condizioni di salute di Simona? Allora, a proposito di Simona, così cominciamo. Allora, aspetta, grazie a Grassi, devi andare dove stai scrivendo, c'è una stellina, la clicchi e segui le indicazioni. Grazie Loredana Roccazzello. Allora, a proposito di Simona, mi ha scritto la sorella Miriam e mi ha detto che purtroppo stanotte Simona ha avuto un'emorragia. La situazione è sempre più grave. Buonasera Annalisa Boriello. Quindi continuiamo a pregare per Simona, perché la situazione c'è Valentina, non sta lavando i piatti, sta cenando. Ciao Valentina. Valentina di Clemente, Valentina di Carmelo, scelto. Ma perché da cattare sti piatti plastica? No, cattalo, sto grazie bene. Anna Messina, grazie bella. Vincenzo Leonardi, ora c'è direttamente lei, prima fa i piatti e poi entra. Bravo, te lo firma Stefania il vestito. Bello, ah, lo firmo anche I am very sick. Would be voglio firmato di Donatella Versace, direttamente da lei, certo. Avanti. Buonasera Zizzo. Quindi ragazzi, continuiamo a pregare per Simona, perché stanotte ha avuto un'emorragia e la situazione è sempre più critica. Però Simona tornerà tra noi, ne sono sicuro. Se tutti preghiamo, Miriam. Buonasera a tutti, buonasera ai medici.
Grazie Salvolentini, oggi non c'eri. Salvolentini. Però so che ti hanno addebitato il pranzo nello stipendio. Grazie Antonietta Calderazzo. Allora oggi noi abbiamo come mangiato... Come chi è Fulvio lui? Oggi noi abbiamo mangiato Fulvio Cavallo al Fredo Bar. E Salvolentini non c'era perché ci era di riposo. Salvo sappi che hai addebitato nello stipendio il nostro pranzo. Brava Agata Vinco, io ti amo. Chi è? Conto, matrimonio ci vai. Dovranno gradire la presenza. Noi regalo soldi non ci allora, vai. Oggi voi avete brava. Visto che noi siamo andati all'Ikea. Avete visto che ha cominciato a prendere quei piatti che non sono belli. Ma non avete visto grazie, come... Grazie Lisa Bonsignore. Come ha completato. Grazie le stelline, grazie Lino Cutraro per le stelline. Come ha completato quel servizio di piatti. C'ho altri tre video sempre all'Ikea. Perché non ci dici... Amelia Mateo deve essere firmato, lo firmo io. Stavo dicendo grazie ai medici, grazie all'infermiera, agli osse paramedici, grazie a Rosanna Marchetti per le stelline, grazie al pronto soccorso che ci sono dei medici, degli infermieri, degli osse, insomma, che sono sempre lì tutta la notte. Grazie anche a chi sanifica gli ambienti ospedalieri, grazie Milena Arancio per le stelline, grazie anche al 118, ai donatori di sangue, quindi anche all'Avis, no? Che ha, fa questa bellissima cosa. Buonasera Rizzotto. Grazie ai volontari, grazie a Adriarte Lizio per le stelline. Buonasera, ce l'hanno tutti gratis secondo la grazie, sì, grazie ai Vigili del Fuoco, grazie Laura Gebbia, grazie, un abbraccio ai nonnini, un abbraccio alle persone speciali. Salutiamo le suore Marcelline di Roma e di Milano, salutiamo tutto il mondo, salutiamo la Francia, la Germania, la Svizzera, il Lussemburgo, il Belgio, salutiamo le isole, l'Italia, ma soprattutto saluto voi e saluto a Fulvio. Ciao Fulvio. Amo. Ma qual è Fulvio? Tu, lui è Fulvio. Ora. Non c'è, so niente, oggi siamo mia, stati... Ma no, per un regalo di matrimonio, 50 perché? Scusa, ma devono mangiare nei piatti di porcellana bordati in cobalto e oro zecchino. Allora, mia cugina si è fatta. Grazie, Barbara. Nella lista nozze ha messo un servizio da piatti di 700. Grazie, Orsola Pascariello. Sì, l'ha messo, però ci vogliono anche i piatti giornalieri. Già non può là, mangiare nella porcellana. Sì, ma si cazzò tutto zia, ci cattavo quando aveva 6 anni perché aveva pina crescere per fare cingosi e quindi sono anche un po' demodè. Oggi si usa la sesti. Aspetta, che devo salutare la mamma di Salvolentini che è una nostra fan. Signora, buonasera. Signora, sappia però che suo figlio con noi sta dando un fallimento perché ogni volta che andiamo a mangiare dove lavora lui, paga lui. Ci piace la nostra presenza. Conte, mi deve figurare il giorno. Invece vuoi sfigurare tutti sul mio vecchio, Lucia. Ma, certo. Lucia, sai che non ti amo più. Se io mi vesti nei cinesi, che c'erano abiti osceni. No, pitti a Boni, non posso farci. Osceni, però, pa, me faccio. Accetto, se ti chiamavi Fulvio, già piacere, Fulvio. Nunzio, piacere, ma così. Ma non c'è di dire piacere no, perché così. Mi conoscono. Ma ci sono no. Parenti, tanti parenti del futuro sposo. E mi conoscono come non c'è di fame. Sì, Nunzio, Fulvio è un'altra cosa. È lo stesso che ti presento io, piacere Armando. Ma solo Armando. E io come Armando dico? Maria Guido. E io piacere. Nunzio. Non ce la presti, chi ti presto? Invece Fulvio. Buonasera Fulvio. No, non mi fa parlare stasera come ogni sera. Sì. Non se Armando gli regala il servizio giornaliere, quello buono, li compra. Ah, certo. Lisa, quello buono. Lisa, i bicchieri di Nutella è il giusto completamento di servizio, infatti. No, Katia, non hai visto. Ma le cose buone se le devono comprare loro. Che si creano una famiglia al loro gusto. Scusa, non c'è ragione Armando, bravo. Allora perché Katia, io perché li ho presi bianchi? Perché si accoppiano con tutti i bicchieri colorati, con qualsiasi posata, con l'arredamento. Invece da Sicilia tutti i variopinti capari con tanti quattro sì, di cazzo. Perché non si bica il ma non avete visto cosa ha accoppiato a quei piatti? Lo vedrete domani. Ci sarà il carnevale a Mister Bianco dal 20 al 29 maggio? Sì, sì. Ah, il 28, il no, giorno del matrimonio. Aprile. È già cominciato. Sì, no, maggio. Ma sabato, venerdì finisce domani. Ah, se era a maggio no, ci andavo il 28. No. Domani il 28, finisce il 29. Ah, e va bene, grazie Angela Pozzato. Ma Sanremo ci saluta, certo. Bellissima Sanremo. No, non so, gli dona di più.
Ah, come nome, mi donano. Ma quando mai Annalisa, vedi tu un nome? Ma perché Annalisa è innamorata. Ma Annalisa, c'è Annalisa, che nome è? Non è che ti chiami? C'è un bel nome, vedi? Anche Giovanna. Ti chiami Soleil, ti chiami Amaranta. Delia. Sì, Delia. Soleil. Bello, solare Soleil, no? Solano. Buonasera Rosalba Miceli, buonasera Cristina Bosso, ma Valentina sta mangiando. Ma ciao Rita da Trenio, ti amo perché sei di Trenio. Ma dov'è la Rizzotto, amore? La Rizzotto dov'è? Chissà, ci sta picchiando i piccoli. Ragazzi, vi ricordo che avete tutte le stelline gratis. Allora, andate nella barra dei commenti, c'è una stellina, ci cliccate. Perché Facebook le fa mandare gratuitamente al campione Conte, al matrimonio, canta una canzone e ti risponde. Non è un cantante, non è un cantante. Ave Maria. Ma perché ci metti di queste idee malsane in testa? Perché? Ma poi c'è con Matteo. Sovrana di grazie, madre. Grazie Micaela, io mi ho raffermente preghiera. Più di così un posso. No, Dina Parisi, le fedi sono a parte perché io sono il cugino del cuore. Se vi servono altri piatti li canto io. No, no, se pizza a due, tette a tette. Comunque a Urpi, a proposito, a Urpi mi buttavo bello pisci. Ma ci va sto pisci a Urpi. È iniziato il party, dai ragazzi, iniziato il party, dice Anna. Ah, il party! Sì, iniziato il party! Iniziato il party ora! Per me da Francesco Pilaranzieri! Grazie per le stelle, iniziato il party! Grazie a Onda Anomala! Bellissimo questo nick, è iniziato il party! Grazie Loredana Roccazzello! Inviate le stelline ora, iniziate il party a scatto di Natale! È iniziato il party, grazie Deborah Falcetta! Attivate il party! Si è attivato il party, grazie Giussi Ferruggio, Farruggio! Quanto tempo ci vuole? Quanti minuti? Party iniziato! Grazie, forza. Vai, inviatelo adesso, mi è uscite 4 minuti alla fine del party! Come uscite? È partito il party, 5 minuti, 5 vai! Minuti. Vai! Vai, via del signore, allora fai un balletto. Ma perché non ti è piaciuta l'Ave Maria? Grazie Meni Mazzeo. Mazzei, Mazzeo, Mazzao, Mazzuo. Grazie, tre minuti ragazzi. Parti. Grazie Nino Cutraro per le stelline. Grazie Margherita Romano. Inviatela adesso ragazzi, c'è il party in corso. Come domani piove? E la cattedrale rapido l'ombrello. Fantastici. Grazie zia, grazie zia. Laura lo vedono, lo vede Laporiello, grazie Rosita, Giuseppe Rizzotto. Grazie, anche tu sei la grazie. Mamma, ma stanno completando. Conte, vorrei vedere se lo farebbero a te, cosa faresti. Bravo, Lucia, bravo. No, almeno conservo, quando poi si sposa qualche figlia sua, ciucici. Ragazzi, il padre. Grazie Mariangela Costanzo, grazie Antonella Loci, grazie Enza Tommasello. Ma chi è suo padre? 3 minuti e 20. Vai, vai, continuate, continuate. Stai chiudendo, vai in piazza con l'ombrello. Andiamo in piazza con l'ombrello. Dai, mancano 3 minuti per la chiusura del party. Scusa, ho visto un video, ti ho pensato, ti prego, vai a vedere. È un erro. Grazie Maria Rosa Belluzzo, grazie Enza Tommasello, grazie Antonella Zizzo, grazie Cutraro, grazie Teresa Deborah Vizzuso, grazie Enza Tommasello, 3 minuti ma per la fine del party, 3 minuti Angela Tornitore ci scrive. Vabbè, Tornitore è poco spassatello. No, grazie Enza Tommasello. Ma quante stelline mancano? Quante stelline mancano? 2 minuti e 30 dice la Urca. Ma quante stelline mancano? Minuti. Luca Internandi, dai, chiudiamolo questo party, chiudiamolo. Ma questa volta sono uscita anche io a mandarti le stelline. Grazie, Barbara. Manca poco. Vai, manca poco, chiusura del party. Grazie Nino Cutraro. Grazie. Belli. Grazie Mimma Cariti per le stelline. Vabbè. Ragazzi, io dopo questa sto andando a fumare, basta. Mancano 2 minuti, party ottenuto. Grazie ragazzi. Vedete, tutti stanno dicendo che stasera molti stanno riuscendo a mandare le stelline gratuite. E come il 25 aprile, mancano 10 stelle. Come? Io il party l'ho visto partire, mandate queste 10 stelle, mandatele 50 e vi togliete il pensiero, perché se te si è con i 40, party ottenuto,
Grazie, grazie, grazie. Sto parte in ritardo, Facebook è impazzito. Grazie Finella Reitano per le stelline. Grazie, grazie Pina Uccello per le stelline. Siete fortissimi, tenete tanta compagnia. Voi la tenete a noi. Ciao, grazie. Ciao Onda Anomala, grazie Antonella Esposito per le stelline. Ciao Katia Raciti. Davide Virgilito dice: è finito già, ma potete continuare a inviarle. Il party è una cosa molto importante perché ci stiamo mantenendo oltre i 210. Grazie Carmen Diego, buon aiuto. Ma potete sempre inviarle perché a campione Facebook ve li fa mandare gratuitamente. Quindi andate nella barra dei commenti, cliccate sulla stellina. Grazie Roberta Tumminelli per le stelline. Grazie Angela Gattuso, completato in parti, ma si possono sempre mandare. Comunque ufficialmente Facebook è impazzito. Ma grazie Caterina Muttarusso, grazie per le stelline. Grazie, 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 grazie a tutti. Parte ottenuto, stiamo salendo. Già ottenuto con 2 minuti di anticipo, sì, lo so. Però dico, se continuate a vedere, Luca Pagno, grazie per le stelline. Forse vicino alle valigie d'arredamento. Grazie, grazie a Ventimiglia per le stelline. Se nel blu, dipinto di blu, è bello restare lassù. Io volavo, 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 felice, felice, lassù nel blu. Io ci canto l'Ave Maria, non mi è piaciuta, non la so bene, l'Ave Maria. Ciao Simona, stai a Biviranno? Ah, hai, già ti sei piantato il gerano, ti piantaste un basilico, prezzemolo. Grazie Giusy Gag per le stelline, grazie Cinzia del Duchetto per le stelline. Meni cugino, stiamo abbastanza bene, io sono un po' addolorato perché c'è il suo matrimonio che tu sta buttando la testa. Ho comprato già il servizio di piatti come regalo. Grazie Viviana Armieri. Antonella Zizzo, devi provare perché qui tutti li stanno mandando e dicono ci sono riuscita, ci sono riuscita. Tu devi provare sempre, capito? Devi cogliere l'attimo, carpe diem, come c'ho scritto qui, guarda. Carpe diem, cogli l'attimo. Marata Tim, tu sei cretino invece? Cosa ha scritto Marata Tim che non l'ho scritto, non l'ho letto? Dov'è? Dimmelo, dimmelo cosa ha scritto Marata Tim. Marata Tim, ciao, come vuoi due? Marata Tim, ascoltami, ascoltami. Io non me la prendo, sai perché? Perché sei così deleteria, sei così squallida, sei così povera, sei così insulsa, sei così stupida, sei così inutile, sei così vuota, cioè non hai nulla, perché una che ancora usa questi termini, che non si è erudita nel tempo, resta una poveretta, un clochard, vive meglio di te perché sei una cessa. E con questo ti saluto, bella. Cessa sì e cessa resti. Hai capito? No, ragazzi, scusate perché la sto bloccando. Grazie Cinzia del Duchetto per le stelline, grazie Viviana Armieri. Tranquilla Boriello, grazie Cristina Il Fiore, grazie per le stelline. Già l'ho fatto Annalisa Boriello, già l'ho fatto. Già l'ho fatto. Ma non, no, già gli ho risposto io, non mi avete sentito, è una poveretta, non c'è più perché l'ho bloccata, capito? Penso di aver risposto in maniera abbastanza educata, in maniera abbastanza corretta, però il finale ci voleva, no? Perché se gli dicevo cesame. Ciao Dario Fiorenza,
Ciao anche d'apprezzamento. Se gli dicevo sei una cesame, lei non mi avrebbe capito, perché vi dico che tantissimi anni fa, ma c'è tuttora a Catania, nella zona industriale, c'è una fabbrica, la Cesame, producevano cessi. Ma se gli dicevo sei una cesame, non mi avrebbe capito. Invece gli dico direttamente sei una cessa, ma una latrina, un Vespasiano, un cesso alla turca. Grazie Dario Fiorenza per le stelline. Ah, il Roseto, brava. Ma non tu curare, dice, no, no, ma è giusto che gli si dice che è una poveretta. Grazie Vinci Francesca, grazie Antonietta Iemmolo per le stelline. Ma frustrata è un complimento, è una clochard, è una mendicante. Anzi no, una clochard è meglio, perché una clochard ha una sorta di sensibilità. Sono delle persone che purtroppo la vita non gli è stata molto felice. I clochard sono delle persone che abbandonano la ricchezza per vivere nella strada. Io i clochard li considero delle persone speciali, delle persone meravigliose, no? Sono come gli artisti di strada. Grazie Valeria Spisso. L'altro giorno la Dusso ha detto: io amo gli artisti di strada perché condividere la loro arte nella strada è una cosa meravigliosa. Grazie Silvia Tonni. Io non sono un ragazzino di 20 anni, sono un uomo abbastanza adulto, e quindi questi artisti di strada li ho cominciati a conoscere nei miei viaggi nelle metropolitane. E ragazzi, io andavo nelle metropolitane ad ascoltarli cantare, suonare, delle persone che poi hanno una sensibilità, una cultura, sono degli autodidatta. E quindi io penso che un clochard, un po' perché la vita non gli è stata felice, un po' perché hanno scelto di vivere nella strada, abbandonando. A Catania c'era un clochard che era un principe, camminava con i suoi cani, era una persona meravigliosa. Quando lo sentivi parlare era veramente eccezionale, no? Ed hanno veramente, come dice Annalisa Boriello, una grande dignità e clochard. Queste persone invece dignità non ne hanno, e non posso paragonarle a nessuno, perché tutti hanno una dignità, anche chi la deve vedere ai semafori, anche chi vende i fazzolettini ai semafori, anche chi chiede l'elemosina seduto nella scalinata delle chiese, hanno una grande dignità. Poi a me non interessa sapere cos'è il loro vissuto. Antonella, io ci sono alla Corte Catania, non voglio partire, non mi toccate il conto che mi fate incazzare. Grazie Dario, io ti amo. Quindi ho sentito cessa, che è sì, successo? Perché una certa team qua che io ho bloccato ha scritto: ma chi siete tu, frosci? Cioè gli ho detto di tutti i ancora colori. Utilizzano sti termini? Sì, gli ho detto sei una poveretta, perché questi termini paleontologici. Vi ricordate ancora come si chiama? Tim era, come si chiama per favore? Perché ora Annunzio deve bloccarla altrove. No, già l'hai bloccata. Sì, però è rimasta la fotografia, non ho capito. Tipo sbiadita? No, sbiadita il commento. L'hai bloccata. No, vabbè. Comunque quando... Allora ragazzi, io non mi voglio, noi non ci vogliamo vantare, dico io, ma perché non c'era Annunzio, ora c'è Annunzio. Anna Giordano. Noi abbiamo sempre dato e aiutato le persone che stanno ai semafori. Marta Tim. Marta Tim, ok. Abbiamo sempre aiutato queste persone che sono ai semafori o sono davanti ai supermercati. Ma sai, con della roba che magari non mettiamo più perché non ci entra più, tante cose. Marta Tim. A Catania c'è una piazza, Piazza Giovanni Verga, che è di fronte al tribunale, e c'è un albergo, l'ex hotel Excelsior. Ciao Dario. L'ex hotel Excelsior, uno degli hotel più belli e rinomati di Catania, no? E ci sono dei portici con delle banche, con
e ci sono i clochard che dormono là sotto. Una volta mio figlio mi ha detto, dice, prima di, dice, ci vediamo, dovevamo uscire, ci vediamo in piazza Giovanni Verga, perché dice, ho preso delle cose per darle ai clochard, ma anche roba da mangiare, biscotti e cose del genere. Le abbiamo fatte anche noi, vero? Erano felicissimi. Erano felicissimi, quindi quando a me mi scrivono, ma voi non fate bene, Marta Tim, ma voi non fate beneficenza, ma voi vi prendete i regali, allora i regali a noi arrivano per affetto, come tutti facciamo i regali alla mamma, al papà, al fratello, al fidanzato, alla vicina di casa, perché è Natale, no? Quindi voi ci considerate un po' di famiglia e molti hanno il piacere di omaggiarci di regali. Poi, ah, ma perché non fanno beneficenza? Ma io vorrei capire una cosa. Ma queste persone che mi scrivono, perché non fate beneficenza? Non cominciano a farla loro? La beneficenza, innanzitutto, si fa in silenzio. La beneficenza potrebbero essere... Grazie, Katia! Vedi, Anna San Filippo lavorava all'Hotel Eccelsa, allora conoscerai delle persone che lavoravano lì in cucina. La beneficenza si fa in silenzio, ma si possono mandare anche dei conti correnti. C'è Telethon che lo fa al televisore, per la ricerca sul cancro, per la guerra in Ucraina. Non c'è bisogno di dire perché non fate beneficenza. Cominciate a farla chi la consiglia. Ciao Nunzio, se mangi al Frankie Bar come una fogna, ti fai come una putte. Tiziano, ma ben rosso. Magari faccio un allora ragazzi, al di là di questo, sì, la mamma del cretino è sempre incinta, dice Isa, le chiudessero le tube, ma se gli chiudono le tube non ci sarebbero più cretini, quindi non ci sarebbe più l'interlocutore che ti dà modo di parlare. Quindi va bene, io mi alzo ragazzi, vi ricordo. Dice, ecco, dice ok, come io che faccio una beneficenza alla Rizzotto, ma non lo dico in giro. Bravo, certo. Fai bene. Certo. Certo, no, dimmi che fai la beneficenza alla Rizzotto senza dirmelo. Certo. Va bene. Allora, io mi... Vedi, grazie, Anna Giordano scrive, finalmente sono riuscita a mandare le stelle gratis. Grazie Giovanna Giarratano, quindi... Provate ad andare nella barra dei commenti dove scrivete, c'è una stellina, cliccate sopra e seguite le indicazioni. Grazie da Alessandria alla città, bravo. Il bene si fa in silenzio, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Come si dice, come posso dire, il plateale è plateale, punto e basta. Non ha senso. Grazie Agata Rosario Fermito, io mi alzo che fra poco ritorno. No, non ci pensa ai cafoni, perché purtroppo anche loro hanno diritto di vivere, però senza rompere i gemelli di famiglia all'umanità intera, capito? Sto tornando. Cazzo, allora, io vi dico una cosa in anteprima mondiale, certo. Allora, intanto vi diciamo la compassa lo vestito, ma non l'ho comprato lì perché io da cinesi non lo comprerò. Certo. Non ci vai? Ma io me lo compro da Versace, sì, da... Sì, certo. Ma da Ferragamo, certo. Vabbè, compro. Lo comprerò altrove. Ovvio. Seconda cosa, da Ikea non ho preso solo quei piatti, ma ho altri video nelle bozze che domani vedrete. Completo. Ti dici, anche a lui si è vergognato di regalare solo quei piatti, ma ha aggiunto altre cose oscene. I bicchieri della Nutella li ho trovati. Ha aggiunto altre cose oscene, quindi domani vedete, ma se tutto va bene, preparatevi a non prendere impegni per sabato pomeriggio barra sera. Perché ci sarà un incontro noi, voi a Catania. Non vi possiamo dire di più. Domani, se tutto va bene, sapremo di più e ve lo potremmo dire. Quindi non picchiate impegni, Katia, tieniti pronta. Anche tu, picchi tu, c'è Ghessi, magari la sarta, tutte. Mi raccomando, per sabato sera, perché noi saremo ospiti in un luogo a Catania. Se tutto va bene, domani ve lo faremo sapere. E voi potete esserci, certo, anche un giorno a mia, certo, vi potete perdere un'occasione del genere? No, Tiziano, un bicchiere impegni,
Arriveremo sabato a Catania. Non vedo l'ora di vedere i video domani, perché combinavo oggi una di che, ma era con basse che mi feci fare, che poi c'era gente che ci conosceva anche, no vabbè, voglio morire, io volevo morire una di che, però niente, alla fine, sabato è il mio compleanno, e allora Finocchiaro ti aspetto, dove ti dirò domani, per farti gli auguri, certo, di presenza, che devi sbaciucchiare tutta, che poi domenica non serve più la mascherina, quindi io anticipo a sabato e ti sbaciucchio tutta, là, certo. Fulvio, hai provato il parrucchino biondo? Poli, vengo anch'io. Va bene, state pronti perché domani... Tommasello, organizzati! Tommasello, organizzati, perché sabato saremo in un posto. Lo saprete domani. Saremo in un bel posto, quindi si mangia. Certo, mangiare gratis per tutti, eh? Non solo per noi, per tutti. Quindi non vi potete perdere questa occasione, certo, innanzitutto di dire la mia e poi di mangiare gratis, ma non solo io, anche voi, tutti. Meno male sabato sera non lavoro, così mi godo tranquillamente i video, già rido. Che c'è? L'avveniti! Devi venire a Catania, a Catania. Ok, domani provvedo, vado all'aeroporto e provvedo per sabato. Mi raccomando, Cosima, mi raccomando, ti porto i ciocobon incriminati. Tiziano, chi li pigli e te li metti, certo. Nel frigo. Nel frigo te li metti, nel tuo frigo. Grazie Rita Giunta, mi scrive in arrivo le stelline free. Grazie, vedete che esiste se... Nunzio oggi niente lezione siciliana con Nunzio, guarda che io aspetto. Borriello, su oggi mi ha fatto fare male a Gumbassi. Non ne ho avuto tempo di fare in bar siciliano con Nunzio. Domani, che io vado a vendere le patate, tra una patata e l'altra che venderò, farò in bar siciliano con Nunzio. Io non posso venire, sono in Puglia. Ma come in Puglia? Vabbè, Alessandro, esistono gli aerei. Ti prendi un bell'aereo e vieni sabato, certo. Mangi gratis, poi vira mia, viro conte, certo, ne vale la pena. Sì, sono uscito a mandarvi le stelline. Sì, se è di sera sì, perché di pomeriggio incrocio le dita, sai per cosa. Chi è? No, Katia, veramente non saccio perché cosa incroci le dita. Sabato sera. Sabato pomeriggio. Sì, allora se tutto va bene sarà dalle 19.30 in poi, Katia. Ma può venire anche alle 20. Poi tu puoi venire magari 9, non è caro, che io già sogno. Nunzio, un bacio a te, al conto e bellissimo. Uff, sono distante, spero di potervi conoscere prima o poi. Il biondo ti donerà, te le metti dove non batte il sole. Bravo, Laura, bravo, io non voglio essere volgare. C'è mia zia che sta guardando, ciao zia, c'è la mamma di Federica, cioè la futura sposa, è entrata perché sicuramente vuole Vagnaro Conte che ha visto i video dei piatti. Sicuramente. Grazie Eufrasia Asia Lombardo, comunque zia non ti preoccupare, io il vestito dai cinesi non me lo sono comprato e quei piatti non ti preoccupare che non ci arriverà bello rialo a tua figlia. Ma dov'è? Ho visto Gaetano e Platania sta guardando, perciò non lo so. Scrivi! Ciao da Torino, buon proseguimento di serata, grazie. Vengo con la mano. Avanti, dai. Ragazzi, andate... non perdete questa occasione di sabato. Per chi vi davvero vi cancello. Vi andate nella barra dei commenti. Cliccate sulle... Noi fra poco chiudiamo, così abitabile. Va bene, così, ma ok, dopo guardo dove mi ha taggato e ci faccio un duetto a sta pazza. Va bene. Cioè, sono riusciti. Ecco, Eufrasia Asia Lombardo dice, sono riuscito a mandarvi le stelline. Sotto è sabato, provate. Non è giovedì o mercoledì, sabato è. Domani farà, Fulvio domani farà due lezioni di imparare il siciliano con Fulvio. Quindi due, uno, devo fare l'episodio 10. No, vuole, ne voglio due, 10 e 11. È il vero nome di Nunzio, ancora Poli. Giuseppe Giammona, Giammona sei quello dei chioschi, quello degli sciroppi? Ma qua è Pino. Chi è Pino, dov'è? Ciao, grazie Pino. Teresa Falco, Pino. Ciao Pino. A chi te, Pino? Tu. Ah, ora pigliamo Pino. Come, Cosima d'Angelo, Fulvio è lui. Ha cambiato nome per il matrimonio. Melita Giusto, sì, sei iscritto sì, su TikTok. Purtroppo non arrivano i messaggi perché noi non ti seguiamo. Quindi devi scrivere in privato, su Messenger o su Instagram. Cioè qui su Facebook o su Instagram. Su TikTok purtroppo non ci arrivano.
Nunzio, sei bellissimo, non puoi mettere un vestito cinese. Ma perché, scusami, non l'ho capito, perché un vestito cinese che cosa c'ha? Grazie Roberta Puglisi, anch'io sono bellissimo, grazie. Peccato, anch'io sono in Puglia. Allora non cominciate a creare scuse per sabato, perché vi voglio tutti ma presenti. Ma vi rendete conto tutti di quanto siete belli? Noi siamo più belli dentro che fuori. E comunque siamo più belli dal vivo. E sapete perché? Ora vi spiego una cosa. Voi dite che noi siamo belli in viso. Io dico che siamo belli dentro, ma voi ci vedete belli in viso, perché quando si è belli dentro, la bellezza interiore aggentilisce i tratti esteriori. Grazie, che possono essere meno belli. Grazie Barbara Coralbo e Veronica Aragona per le stelline. Si chiama Lucio Fulvio Pipo. Quindi, sotto. Anche se non siamo belli in viso, ma la nostra bellezza interiore aggentilisce. Ma guarda, io sono tratti bellissimo in viso. Grazie Luisa Lombardo per le stelline. Come mai ti sei zittito, Conte? Poi mi sono zittito a caso. Il sotto di ieri è finito. No, ora mangio. Stasera non c'è l'isola dei famosi. Fateci compagnia fino alle 20. È mangiario ancora. Ancora dobbiamo scegliere, ragazzi. Siamo stati tutta la giornata fuori. Bellurismo, perché voi dovete capire una cosa. Per capire il brucinese, quando parlavo in cinese, posò vestito. A chi tu no. Ci dicevo occhio blu e chi non capiva un'altra cosa. Grazie preso. Giuseppe Giammona. Pino, ti invio le ma sei Giammona quello ma che è tu Pino? Tu un vestito cinese fa squarare. E ma bene, da io ci sono purtroppo. Mi farebbe tanto esserci. Va bene, ma ci sarà modo anche di conoscerci, Franco. Ormai ce lo siamo detti, no? Non siamo lontani. Franco, devi venire sabato. Come Cattavillina. Questi piatti non vanno bene, dice mia zia. Gaetana, ascolta me. Sì, hai ragione. Apri bene le orecchie. C'è tuo nipote che ci fa. Apri bene le orecchie, allora. Il bianco è un colore che si abbina con qualunque tipo di tovaglia da tavola che tu gli hai fatto nel corredo. Certo. Quindi questo è giusto, certo. Può mettere qualunque colore di bicchiere col bianco, se ce l'ha tutti gialli, tutti verdi. Ah, certo. È un colore asettico, poi quando cucina, se cucinerà sempre. Certo, mio cugino non fa cuoca, cucina. Se, grazie Morena Novullo, se ci mette il sugo spicca quel rosso. Se ci mette il pesto spicca quel verde. Certo. Se ci mette un euro nei sicci spicca quel nero. I bicchieri della Nutella, se si rompono, non piangi. No, certo. Perché ci sono due bicchieri della Nutella, c'è poi il mio cugino Armando, che gli comprano Nutella a mio cugino Nunzio che mangia Nutella. Certo, ora è cominciare a cattare il bicchiere, non più i barattoli, e finire di fare i barattoli in belli capasti. Comunque, ma per me, no, devo dire poi una sono cosa semplici, lineari, asettici, sono meravigliosi. Dire. Allora, zia, una cosa, sta parlando tuo nipote. Allora, intanto di piatto, non ti preoccupare che non ci arriva una tua figlia, perché è mia cugina. Conte, fai il signore, fai un bellissimo zia, regalo. A parte quei piatti, ancora non l'ho pubblicato i video, domani li pubblico. Facciamo una cosa. Aspetta, ci ha abbinato delle cose a quei piatti. Cose oscene, ma tu non ti preoccupare. Mi vuole colorati, basta che fa, basta con questa, basta con l'ora, basta con casassa. Non ti preoccupare, ci penso comunque, io. Comunque, la cipullo mi dice, fai il signore e fai il bene, facciamo una cosa. Il servizio è per due, ma se mangerò bene, io lo faccio per quattro. Gli altri due li ricompro. Ma dopo il ricevimento. Allora, per tutti i presenti con i piatti, mia zia non ti faccia solo locali. Tua zia non è che è una security. Grazie Lauretta Dragna per le stelline. La spiegazione sui piatti bianchi non fa una giusto. Piega, questo è il vero marketing. Ma Dario, non avvalorare queste tesi da Dario, io ti amo. Basta. Lo sai, quindi. Io non ho sentito poco fa se hai salutato i miei nipoti Cristian, Diletta, Crizia, Emile e Nico. No, ciao. Li ho salutati. Quindi hai sentito. Comunque bene. Zia, non ti preoccupare che è l'ultima parola. Ciao Cristian, Dieta, certo. Diletta, Crizia, Emily e Nico. Ma, ho detto ma zia, l'ultima parola è sempre mia in questa casa. Ma ciao, no? Già ti rimani chiavi da casa, quando ora devo pagare un campanello, un citofono. Così quando citofono, manco di.
Tua zia mi ha scritto: Armando, non fare il pidocchioso. No, è di natura così. Io non sono pidocchioso, sono parsimonioso. Certo. Poi ti dico anche un'altra cosa: se dico bravo il servizio per sei, non erano soldi sprecati che avevano mica i cristiani, poi doveva fare la spesa, cucinare, invece c'è solamente due piatti piani, due fondi, due piccoli, e mangiano marito e moglie. Grazie Angie Love per le stelline. Lauretta Tranne dice: vi ho mandato le stelline, l'ho vista e ti ho anche ringraziato. Conte, sono brutti quei piatti. Ma come brutti che sono bianchi? Ma il conte è un signore a prescindere dal regalo. Grazie, esatto, non entro. Fai la guardia del corpo? Va bene, non vengo. Ma se non vengo tu sarai dispiaciuta che io non vengo, perché quando arrivo io, arrivo, punto. No, Armando è avanti, ha comprato, non ti leggo. Grazie Sara Di Liberto per le stelline. Io sono bruttissima, non posso venire sabato. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? In Toscana per i matrimoni si spende poco, non come al sud. Che ci fate mangiare, scusa, Usciauro, detto, porta anche la spesa. No, Gaetana, scusami, io mi porto invece i contenitori. Io spesa non ne porto, io al locale mi porto i contenitori e ci metto tutto quello che c'è da mangiare, così a me poi me li congelo, mi porto le monoporzioni, le biporzioni, almeno per una settimana, 15 giorni mangio bene, no? Perché mi porto le cose. Stefania mi dice: quei piatti sono facili da lavare e non attacca nulla, vedi, ma se dovesse qualcuno cadere, se si rompe, non ti piglia manco di collo. C'è, brava Urpi, allora ho fatto bene, io l'ho fatto per loro. Grazie Sara Di Liberto, le ho viste e ti ho ringraziato per le stelline. Adesso invece inizia il countdown, perché appena arriva l'annuncio dobbiamo chiudere, perché sono le 21:45. Franco Cucinotto, difendimi tu, perché qua la zia Gaetana è contro di me. Ma spunta qualcosa per queste stelline gratis? Se no, appena tu li invii, te li fa, appena tu clicchi per acquistarle, te le fa inviare gratuitamente. Stefania, ma lo sai che sono aumentate? Io mi ricordo che prima costavano 50 centesimi, ora costano 75 centesimi, perché se costavano 50 centesimi gliel'avrei fatto da 3 il servizio. Metti che ci va Gaetana, la mamma, almeno mangiano, che poi ci sono piatti di plastica, o vanno a mangiare in pignata, ovvero nella pentola, nella scodella. Allora, facciamo il canale. Grazie Emanuela Fumarola per le stelline. Voglio vedere sti piatti, io sono separata e lo uso di plastica. Ma quali piatti di plastica? Che tristezza, i piatti di plastica, ragazzi! Ti difendo io tranquillo, Franco, sempre, prima o poi non ci dobbiamo conoscere perché siamo vicini. Il bianco, colore delicato, simbolo di purezza, regalo azzeccato, hai ragione, certo, scusami, in un matrimonio il bianco, quindi sono in tema anche con il colore. Grazie Manuela Naccari per le stelline. Vero Stefi, io mi ricordo che costavano 0,50, sapete, ci picchiava l'anno scorso, tanto non sapevo che si dovevano sposare, però ho detto, ma non si sa mai, non mi invitano, poi mi restano sti piatti a casa. Sapevo che mi invitavano, li compravo l'anno scorso e risparmiamo 25 centesimi. Va bene, vieni lo stesso, grazie che Dana, lo sai che ti voglio bene e non è una sviolinata la mia. Sai che ti voglio bene, è mai sviolinata. Dovete sapere che Gaetana, la zia di Nunzio, grazie Antonella Tumminelli, è una bravissima, come posso dire, una bravissima, insomma, fa i dolci benissimo, fa la torta di mele che me la porta sempre, o che me l'ha fatta mangiare sempre, buonissima, perché adoro la torta di mele fatta in casa. Annunzio, gli piace il tiramisù e lo fa buonissimo, fa delle torte spettacolari, è veramente brava, al di là che può cucinare bene perché ci ho mangiato, bla bla bla, ma fa degli esseri, ragazzi, buonissime. Rita, perché mi fa mandare a campione, quindi devi cliccare
ma 0,93 sono 100 stelle, in effetti è speso da... Ah, brava Gaetano! Quindi già cominciamo a ragionare. Lì significa che ricambi l'affetto. Io ti voglio bene e tu mi vuoi bene, ma le tue torte sono spettacolari. Sta per arrivare Nunzio, pertanto comincio a fare il countdown. Quindi approfittatene di andare nella barra dei commenti. Grazie Oriana Cordella per le stelline. Ecco, cake designer, non mi veniva, c'era ancora la punta della lingua, però ho detto prima che sbaglio, dico un'altra cosa, e vi pare... No, è bravissima, fa delle torte, ma torte di compleanno, torte di laurea, torte per tutte le occasioni, al di là. Poi che fa anche buonissimi aceto con l'ova, Pasqua, no? Che io l'ho mangiato, la torta di mele è buonissima, e tiramisù buonissimi, i dessert buonissimi. Va bene. Il bianco è come il nero, Armando, sta bene con tutto, brava. Va bene, facciamo il countdown perché ci siamo abbassati a 150, eravamo 250, prima adesso siamo 150, capisco anche l'orario, poi sono iniziate le Iene al televisore, pertanto capisco. Grazie Rosaria Ferlito per le stelline. Conte, di alla zia Camanna Istiddi. Ma già è una stella lei, Rosaria Ferdito, grazie per le stelline, Beatrice Liguori, grazie per le stelline, Concetta Sgroi, grazie per le stelline. Va bene. Allora, Rita Giunta, però gratis per stasera, ci sono riuscita, speriamo anche la prossima volta, che ci riesca ancora, certo, a campione sì. Allora, facciamo il countdown, un bel vestito marrone non ti piace? Che vuoi fare i frati francescani? Non ti sto capendo. È vero che quest'anno si usa molto il marrone, è vero che si usano i colori un po' naturali, i colori del deserto, no? Quindi passiamo da questi colori sabbia a dei colori più accesi, ma sempre nelle tonalità del marrone. Quindi va bene. Buonanotte, solo faccio il countdown. 60. 59, 58, 57, devi provare sempre Roberta, 56, 55, 54, 53, 52. Teresa, un vestito di lino d'estate si mette... Se un matrimonio che si celebra in spiaggia, ma proprio anche no. 52, 51, 50, 49. Oh, i primi 10 secondi sono passati. Buonasera, finalmente mandato le stelline, grazie Concetta Scroi dice, grazie Enzo Tomasello per le stelline, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Andate nella barra dei commenti. 39, 38. Buonanotte a chi sta andando a dormire. 37, 36. Ma se non sono 50 non le fai inviare le stelline, 45 non le fai inviare. Vabbè, 38, 37, 36, 35. Allora, sapete che i colori che non si dovrebbero usare al matrimonio sono il bianco, perché la sposa si confonderebbe, il nero se non è di sera, e i vestiti sgargianti, perché attraerebbero l'attenzione degli invitati e oscurerebbero l'attenzione sulla sposa. Grazie Nino Cutraro, grazie Deborah Falcetta. Quindi ricordate che di bianco bisogna evitare i matrimoni, specialmente le dame, le donne. Grazie Enza Tomasello, perché è la sposa vestita di bianco. Di nero solamente la sera, mai colori vivaci o vestiti variopinti, perché attraerebbero l'attenzione degli ospiti, che si distoglie invece dalla sposa.
32, 31, 30. 29, grazie, sera, Giorgia, Leonardo, Fazio, Fortunato. 20, sì, sì, ha ragione Armando, stavo rispondendo a Sissi sul Vesida, ok, tranquilla. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Grazie Sabrina Compagnino per le stelline. Lacci bene a chi mi ammette di allora, certo. Grazie Paola Scipione per le stelline. 19, 18, grazie Giusi. 17, 16, 15, 14, 13, noi per farvi capire che so contare, 12, buongiorno, buonanotte ragazzi, mi raccomando senza litigare per la zia, assolutissimamente, con la zia non si litiga, con la zia si mangia i dolci, le torte di pane, i dessert, 15, 14, grazie Giusy Gac per le stelline, 13, 12, 11, 10, 9, ciao Dario Fiorenza, buonanotte, un abbraccio, 8, 7, 6, un doppio petto, tipo per, non me lo posso mettere un po' di pancetta, ma io a me il doppio petto sta benissimo. Sono a dieta, ho una vecchia giacca, di 40 anni fa, se dimagrisco me la metto, 40 anni fa, 45. Grazie Deborah Falcetta, 5, 4, grazie Enza Tomasello, 3, no è qua Annunzio, 2, buonanotte Gaetana, un bacio, a Giuseppe, un bacio a Federica, ad Alessio, ad Andrea, ti pare? No? Magari vicino a casa, mi può salutare, magari vicino, cioè, saluta Mina, buonanotte Franco, avete gli ultimi 2 secondi, 2, 1 e 3 quarti, 1 e mezzo, 1 e un quarto, 1, ultimo secondo, 3 quarti, mezzo, un quarto, grazie Mary Mazzei, infatti perfetta la giacca, hai ragione, però devo dimagrire un po', vedi quando ero ragazzo, siccome il blu a doppio petto, ma sai per le grandi occasioni, non mai cattarimenti, mezzo, un quarto, zero, una buonanotte a tutti, un bacio, grazie, 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 per esserci sempre, le stelline, fino alla fine dei saluti di Nunzio, detto Fulvio, potete continuare, Pino è chi lo dà Rai, Pino è l'amico dell'amica della Rai, tu sei Fulvio, a me piace questo nome, Fulvio, se avessi avuto un altro figlio maschio, l'avrei chiamato Fulvio, non ce l'ho avuto e ci dava Idru, questa cosa, avanti. Buonanotte a tutti, un bacio, un bacio, un bacio, un bacio, non devi comprare con i saluti ora, ti ricordo che non ci vuoi andare al matrimonio. Bravo. Ma io non voglio andare in chiesa, voglio andare con i bermuda, pinocchietto, una bella magliettina al locale che si mangia, mi porto i contenitori, me li riempio di mangiare, me li congelo, mi faccio le monoporzioni per una settimana, 15 giorni sono a posto. Un bacio grosso, mandate le stelline a Annunzio, perché lunga si dia, se no si secca. Annunca significa si secca. Annunca, vero? Vabbè, io qua sogno, comunque sono abbassonnato, ma ora vi lancerò l'ultimo video della giornata perché vi faccio vedere che a casa dei morti di fame, cioè a me casa, non si butta niente, non si spreca niente. Vi faccio vedere cosa mi mangerò io stasera. Scelgo! E poi di quello che ha abbinato lui a quei piatti famosi dell'IKEA... Domani proprio non cominciate a dire bravissimo Conte sei fantastico, Conte sei numero uno, perché vi blocco tutti, appena scrivete sti cose vi blocco domani a tutti,
perché lui poi legge i vostri commenti, grazie zia, legge i vostri commenti e poi dice vedi che mi danno ragione a me. No, non dovete avvalorare le sue tesi folli. Certo. Basta. Grazie Antonella Esposto e grazie cuginetto Nino Cutraro, bello. Grazie per tutte queste stelle, vi amo. Comunque, rimanete belli attenti che ora vi faccio avvisare che non si è tanenti in questa casa. Certo, che non ci ne soldi, non, si può, non ci possiamo permettere di buttare nulla. Ci posso cantare manco un riallo? No, un riallo. Comunque zia Gaetana, se ancora sei in ascolto, non ti preoccupare, già ho preparato una bella busta, che so, non ti preoccupare. Sì, certo, bella busta, la cartolina. Non ti preoccupare, ci penso io. La bella cartolina. Io faccio parare perché lo sto convincendo, ora ci faccio comprare poi un bel vestito tipo da 600-700 euro. Sì, 800, 900, più. Non ti preoccupare, zia, ci penso io, certo. No, non ti devi preoccupare per nulla. Stai sereno. Va bene, buonanotte a tutti. A tra poco con l'ultimo video della giornata. Vi amo. Poi ne vedremo umani. Ma serenissima. Vi amo. Sì, bene. Buonanotte, grazie a tutti i donatori di stelle. Grazie sempre per la vostra presenza. Buonanotte, buona serata. Scelto. Non vi preoccupate, brutta figura io non ne faccio. Scelto. Comunque già il mio vestito io l'ho visto in un negozio a Catania. Oh! Negozio a Catania dove vende Versace, sì, Gucci, Versace, Louis Vuitton, sì, Louis Vuitton. Comunque vi dico solo che il mio vestito è costerà perché lo devo andare a comprare 1300 euro. 1400. Buonanotte. Vi amo. Belli.